All'inizio sicuramente sì, avevamo tutti quanti, noi per primi, delle aspettative diverse poi a fine partita, però probabilmente è il risultato giusto dove secondo me la squadra al primo tempo ha fatto bene, ha fatto un'ottima gestione di palla, concludendo magari poco, facendo delle scelte sbagliate nell'ultimo passaggio, però la squadra ha fatto bene perché è stata immediatamente aggressiva quando perdeva palla, ha mosso palla velocemente, ha trovato soluzioni tra le linee con poche conclusioni. Nel secondo tempo secondo me non abbiamo fatto una partita da Siena, abbiamo perso equilibrio, abbiamo perso lucidità, abbiamo perso razionalità, abbiamo sbagliato tanto, ci siamo intestarditi a fare delle giocate individuali, non ci siamo più resi pericolosi, per cui la Carrarese si è difesa senza soffrire più di tanto, parlo del secondo tempo, creando anche dei presupposti per andare a farci del male. Questo è il commento anche generale. Fisicamente l'ultima parte nel palzo della Carrarese forse avesse più gamba di noi. Ma sai, questo non so dirti, perché nel secondo tempo, nell'ultima parte, mi è sembrata una partita che si giocava da una parte e dall'altra, dove entrambe le squadre provavano a fare male all'avversario, mentre entrambe le squadre si erano allungate e quindi quando la palla c'eravamo noi sembravamo avessimo la gamba per andare da loro e viceversa, quando la palla c'eravamo loro che si era persa noi, ma ci avessero più gamba per venire a farci a darci preoccupazioni. Poi a livello fisico i ragazzi in settimana hanno lavorato bene, stanno bene, i dati che abbiamo non ci danno sensazioni diverse da questo. Commentare adesso è un po', rimane un po' difficile perché comunque c'è un po' di rammarico, dai. Penso che queste sono partite che devi vincerle in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, di cercare di portarle a casa. E primo tempo abbiamo fatto, penso, abbastanza bene, nel secondo tempo forse la troppa voglia di portarle a casa, di portare a casa i tre punti, forse ci siamo presi un po' dalla foca, dalla cosa di far gol, abbiamo sbagliato tanto, anzi forse tantissimo proprio. Quindi ripeto, secondo me queste sono partite che devi farle tu e vincerle rimanendo calmo, rimanendo per 95 minuti quelli che sono, con la stessa mentalità che hai i primi 60, i primi minuti, però dando molto di più rispetto a quello che abbiamo dato. Quindi dobbiamo farci una mea culpa perché abbiamo perso una buona occasione. Tu ti riferisci anche alla tua prestazione? Sì. Beh, voglio esagerare con me stesso perché mi sto a pugnalare dentro da solo. Sono abbastanza nervoso con me stesso perché non mi capita spesso di giocare, quindi quando entro ho sbagliato cose che se le ripeto 100 volte penso pure a occhi chiusi, non le sbaglio, quindi sono abbastanza nervoso con me stesso. Sì. Abbiamo, parlando anche con la società, abbiamo deciso, cioè ho deciso anche io tramite loro, perché ripeto, per me era un fallimento andare via, perché non avendo dato mai il mio contributo, fondamentalmente nessuno mi conosce, quindi è sempre stato un fallimento per me. E per quanto riguarda il ruolo, il mister crede, reputa opportuno che posso dare tanto in quella posizione. Quindi devo dare quello che lui vuole, devo cercare di dare quello che lui pretende, ecco. La partita, ho ascoltato bene il mister, ho ascoltato bene Michel e secondo me hanno analizzato bene quella che è stata la partita, quello che è il nostro momento storico, perché comunque è un momento dove, come dice Michel, dobbiamo prendere più coscienza di quello che è il Siena, perché probabilmente alcuni ragazzi stanno ancora entrando nella mentalità di quello che è il Siena, che è secondo con 46 punti se non sbaglio, e che è una squadra che le altre temono, perché le altre squadre in questo momento temono Siena perché siamo secondi, perché esprimiamo un buon calcio, perché abbiamo qualità e abbiamo dei giocatori di qualità che hanno dimostrato di poter
ribaltare certe partite anche nei momenti difficili. Quindi proprio Piacenza qua in casa, con l'Arezzo, a Piacenza. E quindi dobbiamo mentalizzarci tutti quanti, tutti insieme, tutto l'ambiente, e spingere un pochino di più, perché siamo una squadra che sta giocando un campionato importante, e quindi è giusto mantenere il trend di un campionato importante. Quindi stai dicendo in sostanza siamo ancora di più, ancora crescere, potremmo... Sicuramente sì, ma tutte le squadre possono crescere, tutte le squadre possono migliorare, e il Siena soprattutto può ancora migliorare, deve migliorare, perché abbiamo iniziato un trend, abbiamo iniziato un percorso, una crescita, e quindi è giusto che si mantenga questa crescita. Ma cioè, non è, in questo momento non sto accusando nessuno, sia chiaro, sto facendo un discorso motivazionale, nel senso, per tutti, perché in questo momento il Siena è il Siena, cioè il Siena sta facendo il Siena, sta facendo una squadra importante, ha una identità, e quindi tutti dobbiamo renderci conto di questa identità e cercare di valorizzarla al meglio. E innanzitutto Sundas, il signor Sundas, non lo conosco e non ha avuto nemmeno l'educazione di venirci di presentarsi, nel senso, ma c'era un po' come vizio, penso, di entrare così a gamba tesa nelle società, mi sembra di capire. Non lo conosciamo. Il signor Sundas ha fatto un comunicato dove si è proposto di fare da intermediario per trovare imprenditori e fondi per la società, fondi sia economici che tecnici, diciamo così, e Siena non è interessato a una figura del genere, soprattutto a trovare degli imprenditori, degli investitori che debbano prendere la maggioranza del Siena e gestire il Siena, perché ci siamo noi e siamo ben contenti di portarlo avanti, e non abbiamo la necessità di qualcuno che ci venga a salvare dall'alto. Quindi, Michael.